Son mesi che aspetto con il cellulare e adesso di getto sta per iniziare. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buona colazione con OK Travel. Buongiorno a tutti i travelli in onda per il caffè. Ciao travelline e travellini. E il mio amore, buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei. Fatti svegliare dalla mamma per ascoltarlo. Su da bravi tutti insieme ci sintonizziamo. Il nostro Giacomo Rizzello per tutti, Mino! Buongiorno, buongiorno a tutti i travellini per la seconda volta. Per loro è la prima, Mino. In realtà, per loro questa è Per la prima loro la volta. prima. In realtà, travellini e travellini, io e Mino stavamo allegramente chiacchierando, convinti di essere in onda. Per fortuna, e ringrazio il solerte Emanuele, dice: ma oggi che non ci sei? Non va, e ringrazio anche Anna. Mi sono reso conto di non aver agganciato, come dire, la nostra trasmissione alla radio. Va bene, succede, come dice giustamente sempre Emanuele, che saluto, è lunedì, dai, effettivamente Mino, ci può stare lunedì mattina. Stavamo dicendo un lunedì piovoso, ma è stato un weekend piovoso, Mino. Sì, assolutamente. Diciamo che gli invasi ringraziano e anche la campagna da troppo tempo in arsura, spinta. Assolutamente, mamma mia, quanto serviva quest'acqua. Certo, però si diceva prima, questo abbattimento delle temperature di oltre 10 gradi, insomma, non ce l'aspettavamo da un momento all'altro, Mino. Siamo passati, come detto, dalla t-shirt. Sono stati dalla t-shirt, alla polo a manica lunga, alla felpa nel giro di pochi giorni. Intanto sentiamo Lucianone. E ora sentiamo gli uccellini che chiudono questa sigla. Eccoli qua, gli uccellini che tanto portano fortuna. Questa era la sigla di OK Travel. Saluto Carmelo e Mema, collegati dal Salento. Buongiorno belli. E poi vedo anche dei messaggi su Facebook. Mino, ti pregherei di leggerli per piacere. Sì, Antonio Musca, il buongiorno a tutti e dalla buona sveglia. E saluti anche da Giovanna, da Antonella, la quale augura il buon lunedì, come Tonio. Ancora Tonio dedicato a tutti quelli che stanno nel letto e a tutti quelli che stanno aspettando Leonardo. Giovanni dà il buongiorno ai travellini e alle travelline, augurando anche lui un buon inizio di settimana. Antonella conferma che stamattina va proprio freddo. Patty J ugualmente dà il buon inizio di settimana a tutti, come pure domenica. Tonio Muschio, immagino in risposta alla seconda partenza nostra, dice allora fino alle 8:15. Eh sì, durerà un pochino di più, dalle 7:45 in pratica, alle 8:15 questa puntata, prima puntata della settimana. E io iniziamo comunque, iniziamo a così, a riscaldarci un po' di musica, no? Saluto intanto gli amici che ci scrivono anche su Facebook, ovvero Emanuele Roberto, e saluto anche Ale Viking che si è appena collegato. Noi però ci riascoltiamo fra pochissimo. Buona lunedì! Night Fever, i Bee Gees, ti piace meno questo pezzo? Sì, mi piace, mi piace. Poi ti svelerò il segreto per cantare in falsetto un giorno. Non lo voglio sapere, grazie, immagino. Immagino sia un po' doloroso. Infatti, hai capito bene. Buongiorno dalle Viking, dicevo prima che ci scrive: primo freddo, primo bagno, iniziata la stagione Viking. Lui che tutti i giorni, 12 mesi all'anno, va la mattina a farsi un bel bagno al mare, pure in pieno inverno. Tra l'altro, la scorsa settimana mi ha mostrato un video a Natale di qualche anno fa, il bagno con un gruppo di amici spostati, no, volevo dire di amici tosti, vichinghi, vichinghissimi come lui. Saluto Massi da Udine, buon dì a te. Facci sapere, Massi, quanto faccio freddo, da quanto freddo c'è nella tua città. Noi, si diceva prima, siamo passati da chiudi le finestre, lo leggevo su Facebook, chiudi le finestre che entrano le zanzare, siamo passati a chiudi le finestre che entrano i pinguini.
Va bene, ma ci sono, Mino, dei messaggi vocali e io vi invito a mandarne tanti, tanti perché sono divertenti. Il primo ci arriva da, ve lo ricordate tutti, il nostro caro amico Mauro che interviene anche nella sigla e spesso in passato con il suo russo maccheronico. Ascoltiamo un attimo. Dobri dien, Mauro, Marina e Artyom is San Benedetto Tronto. Abbiamo un altro messaggio, sai Mino, erano tutti preoccupati, non ci ascoltavano, non ci sentivano e sono partiti, si sono preoccupati, in particolare Tonio Musco, ascolta un po'. Leo, dove è andato via? Radio Suisse lo sta aspettando. I travelli stanno offritti. E non sente nude alla radio. Dobri. Va bene, sono diventati anche canterini. Però parlavamo prima, siamo appena rientrati. Ieri sera è rientrato un gruppo dal tour, un long weekend da venerdì a domenica. Erano, Mino, dicevamo, nella zona di Roma praticamente, perché Sì. hanno per la precisione visitato il Vaticano, i Musei Vaticani con la Cappella Sistina. Oltre a tutto il resto, sono stati ai Castelli Romani, eccetera, eccetera. E c'è Anna che ci invia un messaggio perché era tra i partecipanti. Ascoltiamo un po' cosa ha da dirci. Il giorno 8 siamo partiti, a Nanni abbiamo visitato, a Castel Gandolfo ci hanno coccolato, Francesca non ci ha mai lasciato, mentre Vito ha sempre guidato e noi con un applauso abbiamo ringraziato. Scusa, facci sapere un attimo, Anna, ma questo sottofondo che si sentivano, ma questa poesia, chiamiamola così, dove l'hai registrata? Perché secondo me l'hai fatta in viaggio, ed in viaggio, sicuramente non stamattina. Scrivici, scrivici. Miro, ci sono dei messaggi su Facebook? Sì, Tonio Muschio dice che tu non ti accocchi, ma lo dice in dialetto. E poi, vabbè, io ho scritto che non sento niente perché i messaggi vocali li sentite solo voi, ma non io. Hai ragione, lo so, purtroppo cercheremo di risolvere questo problema. Noi però andiamo avanti perché stiamo chiacchierando un bel po', ma adesso un pochino di musica, sempre in allegria. Questo è un classicone che dedico a tutti gli over. Ciao belli! Torero, torero, olè. Ciao, ciao, ciao. Tra l'altro questo è un ciao, ciao. Ascoltate il tempo qual è? 2, 3, ciao ciao ciao, 2, 3, ciao ciao ciao. Bellissima, carosone, per tutti gli over che ci ascoltano, è un po' di allegria, mi piace questo mood. Allora, Mino, qua mi prendono in giro, c'è Emanuele che dice che hai bevuto ieri sera, riferendosi al fatto che non mi sto tanto accocchiando stamattina, partono messaggi, anzi, prima di tutto non partiamo, partiamo in ritardo, poi partono messaggi non previsti. È lunedì, evidentemente è quello, semplicemente quello il problema. Buongiorno anche a Vito, il nostro autista che era in giro con il gruppo. Buongiorno. Buongiorno caro, dice bellissimo viaggio invece dice Anna, che ci ha mandato quella filastrocca, chiamiamola così, e in più aggiunge sì. Poiché io sentivo quel sottofondo strano, Mino conferma, Anna dice che era in viaggio, esattamente in quel momento si trovava nel bellissimo albergo di Castel Gandolfo. Ho mandato qualche video ieri, Bello. Hai visto anche tu, Mino? Sì, certo, come no, molto bello, sì. Il nostro albergo era proprio a Castel Gandolfo, quindi anche con possibilità in pochi minuti di raggiungere il centro, praticamente vai sempre dritto e ti trovi là, in piazza, e Anche di soprattutto vedere il Papa. anche di vedere il Papa, anche se Papa Francesco non se le fa le vacanze, sapete che quella è la residenza estiva dei papi, lui no, lui non fa vacanza, quindi a Castel Gandolfo non mette mai piede. E il nostro albergo con una vista sul lago straordinaria ci hanno raccontato e abbiamo anche visto da un breve video di Francesca. Va bene, allora Mino, adesso tocca a te. So che ci parlerai, visto che siamo passati dal caldo al freddo, tu ci parlerai d'autunno, anche se qua mi sembra già di essere in inverno. Parliamo d'autunno. Autunno, inizia a cambiare la temperatura, inizia la produzione di nuovi frutti, quali castagne, melograno o cachi, scritto con la K ovviamente. E a proposito di castagne, volevo soffermarmi proprio sulla differenza tra castagne e marroni. Diciamo che le castagne sono il frutto selvatico, mentre i marroni sono il prodotto di incroci
e di selezione naturale, ma soprattutto operata dall'uomo. Come si riconoscono? Beh, innanzitutto le castagne sono molto più abbondanti rispetto ai marroni. In un riccio, infatti, possiamo trovare fino a 6-7 castagne, mentre i marroni sono più grossi ed essendo più grossi, possono essere presenti massimo in numero di 3. Altra differenza fondamentale è che le castagne di solito hanno un lato piatto. Ah, ok, è vero, Solitamente sì. quello dove si incide, no? Dove si fa la famosa croce per non farle scoppiettare, mentre i marroni sono tutti bombati. E con i marroni ricordo, e chiudo, che si possono preparare numerose delizie culinarie, quale appunto i marroni glacé. Eh beh, buonissimi, buonissimi. Allora, così mi hai fatto venire un'idea. Lanciamo il topic di oggi, visto che siamo ormai a pochi giorni dal nostro viaggio Maratea e Trechnia, dove raccoglieremo anche le castagne il prossimo weekend, sabato e domenica ed anche successivo. Sono curioso, fateci sapere, scriveteci. Voi fate la croce o il taglio o cosa fate? A tra poco! Per chi non avesse capito, il titolo è Life is Life. Mino, ti ho portato negli anni Dimmi, io 80 con questa canzone. ho sentito la tua nascita, infatti. Avevo forse già qualche anno, dai, forse. Va bene, va bene. Travellini e Travellini, Ari, buongiorno. Colazione con Occhi Travel, Leonardo e Mino. Lunedì 11 ottobre. Saluto ancora chi ci ascolta dal Salento, chi ci ascolta dalla provincia di Bari. Insomma, a tutti gli amici in ascolto in questo momento. Abbiamo lanciato una domanda. Fateci sapere quando cuocete le castagne, insomma, no? Cosa fate? Il taglio, la croce, che cosa fa? Fateci sapere. Qualcuno per caso Mino ha scritto? Sì, hanno scritto in proposito sia Carlita che Tonio. Carlita dice la croce, mentre Tonio il taglio, aggiungendo di avere un nuovo metodo per cucinare e non fare fumo in casa. E faccelo sapere, Tonio, scusami, ma stai scherzando? Qual è questo metodo? Tu invece, Mino, cosa hai scritto? L'autunno è anche il mese del cacomela. Preventivamente occorre però ingerire il mangiopera. Mamma mia. Travellini, a proposito di cachi, quanto sono buoni i cachi. Quali cachi? Un altro topic. Quali preferite? Quelli morbidi o quelli... Mino, sono curioso di sentire invece il tuo metodo. Cosa fai tu con le castagne? Per la castagna e la croce, anche se qualcuno mi ha insegnato a fare un taglio laterale, però oltre questo è bene lasciarle in ammollo in acqua fredda almeno una mezz'oretta, un'oretta prima diciamo, di arrostirle o di metterle nel forno. Pare che così la pellicina interna si stacchi facilmente. Ah, dici? E funziona? Penso proprio di sì, penso proprio di sì. Ah, quindi non hai provato. No, ho provato. Ah, ok. Cioè, da Quindi ha quello che funzionato. risulta si stacca, ma no, voglio dire, se è un caso, se dipende dal metodo, credo che funzioni. Allora, sì, perché io ne ho sentite tante, no? Il taglio, famoso taglio, e la croce, beh, e questi vanno per la maggiore. Poi anche una specie di forellino, quasi un voler grattare, un angoletto di castagna e basta, quindi con questo cerchietto che si viene a creare. Ho sentito anche quella che avevi detto tu, di metterli a mollo. C'è chi anche le fa al forno, vabbè, ma quello non tanto mi convince. L'importante, caro Mino, è farlo sto taglio, altrimenti va a finire che la castagna vi esplode lì nella pentola e devo dire che pare brutto. A tra pochissimo, ciao belli! Coccodrilli, Samuele Bersani. Mino, chissà se i coccodrilli mangiano le castagne. Che ne sai? Sai qualcosa in merito? Ma innanzitutto sarebbe interessante sapere il coccodrillo come fa. E il coccodrillo come fa? E qui vengono fuori tutti i tuoi pomeriggi con i nipotini. A Travellini. proposito di castagni, di Vai, vai. cachi, Leo, Carlita dice che preferisce i melocachi, cioè quelli duri. Per le castagne si regola facendo la croce, però alterna alcune croce, altri col taglio, come le gira il pensiero.
come ti gira in quel momento, come, in base a quanto sta incazzata, se sta parecchio arrabbiata fa due croci, da, da. Se invece sta più tranquilla ne fa solo una. Va bene, invece Tonio cosa dice? Ci aveva detto che conosce dei metodi, com'è? Taglio in acqua per un'ora in una coppa, prendere teglia del forno, mettere la carta da forno, colare le castagne e cucinare nel forno per 30-45 minuti. A cottura pulirli caldi, il sapore è uguale alle tradizionali, ma non fa fumo in casa. Ho capito, ma inizi 3 ore prima, cioè uno deve avere il desiderio 3 ore prima delle castagne. Diceva, più tardi vorrei mangiare un po' di castagne, fra 3 ore vorrei mangiare un po'. Ammazza, cioè è un procedimento lungo. Poi quanto sporca, scusa Mino, le coppe, le teglie, poi deve fare pure la cazzarola delle Ma castagne. se vuoi che la pellicina se ne venga bene, lasciarla in ammollo in acqua è un passaggio fondamentale, almeno così si dice. Ce lo confermi quindi, va bene, va bene. Ma in effetti ci sono tante tecniche, avevo sentito anche questa. Però, ragazzi, come ve lo spiegate, travellini e travellini, nelle sagre, robe e tutto, come si dice a Bari, buttano le castagne e vai. Cioè, giustamente non hanno tutto il tempo di fare queste procedure e vengono comunque benissimo. Quindi è importante anche la fiamma, è importante girarle sempre, come spesso accade nella preparazione di qualsiasi cosa, si può dire. Bisogna conoscere le tecniche, Mino. Sì, no, invito te a leggere però i successivi commenti di Tonio. Sono un po' da censura, quindi leggili tu per favore. Tonio in merito ai cachi dice cachi di lusso. Va bene, e poi giustamente mi dice: ma non dovevi parlare di caffè oggi? Mi sa che il freddo ti ha rovinato. In effetti, avevamo lanciato un sondaggio nei giorni scorsi: preferite il caffè espresso o la moka? Però con sto freddo le castagne hanno preso il sopravvento. Poi c'è anche il caffè alle castagne, Mino, se non sbaglio. Ma guarda, abbiamo la macchinetta Nespresso, io non bevo caffè, lo sapete, lo sai, però mi faccio in compenso l'orzo oppure il cioccolato, Bene, sempre bene. nella stessa macchinetta. Intanto c'è Anna che dice: oggi colazione con crostatine alle fragoline di Nemi. Brava, perché sono stati anche a Nemi durante il tour, questo bellissimo borgo dei Castelli Romani. Noi invece, io ed Annalisa, abbiamo mangiato la crostata di Mema, non di Nemi, ma di Mema, che non è un paese. Buonissima Mema, se ci ascolti ancora, grazie, buona, ottima la crostata. E poi Mino scrive: io sono sempre in imbarazzo col mio fruttivendolo. Quando mi chiede cachi, dentro di me penso sì, grazie, ogni mattina. Va bene, travellini e travellini, ci dobbiamo salutare. Mi dispiace, ma è finita questa puntata. I 30 minuti dalle 7:45 oggi sono passati, che sono le 8:14. Ringrazio Mino. Grazie a te Leo, grazie Travellini. Se mi permetti Leo vorrei ricordare che l'appuntamento non è per domani, ma per stasera alle 20:30. Bravissimo, stavo per dimenticarmene. 8:30, 20:30 stasera su Facebook e su YouTube, 30 minuti con OK Travel, l'appuntamento del lunedì nel quale chiacchieriamo, ma soprattutto, oltre a parlarvi di un tour, stasera vi parleremo dei mercatini sul Lago di Garda. Dopo vi mostreremo e presenteremo le nuove 7 foto in gara per questa settimana. Quindi appuntamento con Mino e anche Francesca a stasera. Io ringrazio tutti quanti per aver partecipato e l'appuntamento per invece colazione con OK Travel e a domani mattina. Ciao! Buongiorno Francesca, sappi che sei già in diretta! Buongiorno, Complimenti! è colpa della sveglia. Vabbè. Travelline e travellini, come dobbiamo fare con Francesca? Scriveteci, c'è un rimedio per farla svegliare senza la voce del sonno. E va bene, si sono presentati da soli perché li abbiamo sentiti mentre diceva buongiorno, buongiorno. Scusa. Allora, seconda puntata di questa settimana, colazione con OK Travel. Io sono Leonardo, con me Francesca Favia, guida ed accompagnatrice OK Travel. Buongiorno a tutti, ben svegliati. E buongiorno al nostro Giacomo Rizzello per tutti. Mino! Buongiorno a tutti e buon martedì. Come va, ragazzi?
Bene, bene, bene. Come ve la vedete sta ma giornata? Minaccia pioggia o sbaglio? Non lo so, ma tanto sta settimana se ne va così, come si dice a Bari, nel senso che non avevo grandi grosse aspettative, insomma, per questa settimana, ma meglio così, come dicevi tu, gli invasi ringraziano, no? Infatti. Gli invasi sono invasati. La campagna, le falde acquifere, ringrazia un po' tutto l'ambiente. E noi ringraziamo Lucianone! Il suo acuto non può mancare, così come non possono mancare gli uccellini finali. Eccoli qua. E allora, travellini e travellini, ancora una buona giornata. Noi partiamo perché abbiamo tante cose da raccontarvi, o almeno ci proveremo, vero Francesca? Infatti, infatti, ci proviamo. Sei sul pezzo? Sì, ci sono, ci sono. Ma non è proprio convinta. Dai, vabbè, finché succede durante una diretta, poco male. Metti che succede durante un tour che non sento la sveglia. No, quello no, quello mi raccomando, non farlo capitare. Ma ho deciso comunque, ragazzi, per far svegliare Travel Sciavelli. Tra palco e realtà, Luciano Ligabue, ti sei svegliata Francesca adesso? Sono sveglissima io, ma già da 10 minuti. Come ti crediamo, guarda. Allora, svegliamo in retroscena. Abbiamo chiamato per 3 volte Francesca, non rispondeva. Ho detto, Mino, iniziamo noi due, perché ormai noi siamo lo zoccolo duro di questa trasmissione. No, allora vi spiego quello che è successo. La mattina deve suonare la sveglia alle 7 quando ci abbiamo la diretta. Non so se è suonata o non è suonata, non l'abbiamo sentita. Giuseppe non mi ha svegliato, stava tranquillamente di là in attesa che iniziasse la diretta. Io ho aperto un po' gli occhi, ho guardato l'orologio, le 7:29. Giuseppe, la diretta! Sono saltata dal letto. Povero Giuseppe, dici, l'ho gastemato di prima mattina, devo ammettere. Peccato, non perché mi toccare non Giuseppe. Mi ha svegliato. E certo, non me lo toccare Giuseppe, per piacere. Va bene, travellini e travellini, buongiorno a tutti. Io saluto chi ci scrive su WhatsApp, ovvero Roberto. Buondì anche a te Roberto. Buongiorno a Domenica che ci scrive su Telegram. Buongiorno anche a Lorenzo, perché quelli di Telegram ogni tanto me li dimentico e vi chiedo scusa. Buongiorno anche ad Emanuele, che ieri mi ha detto: Leo, mi fa troppo ridere quando Mino fa le battute e tu piangi, fallo più spesso. Ma io no, mi viene spontaneo proprio. Mino mi fa non posso sforzare. E poi chiedo a Mino di leggerci, ci sono dei commenti, ci sono dei messaggi, saluti eccetera su Facebook? Sì, sì, sì. Ci sono, Leo. Devo leggerli io? Vai Mino, sì, vai. Vai Mino, vai. Di Giuseppe, di Patrick J, di Antonella, di Carlita, di Domenica e i miei. Fantastico, buongiorno a tutti, buongiorno anche ad Anna che ci dà il buongiorno e poi ci manda anche un audio, dice mandalo solo se c'è Francesca, questo vocale, va bene, allora Francesca c'è e tra pochissimo ve lo faremo ascoltare, non l'ho ascoltato neanche io, quindi insomma sarà una sorpresa anche per me fondamentalmente, però prima di lanciare la canzone, perché oggi voglio farvi ascoltare parecchia musica più del solito, anche se 30 minuti sono, una notizia che riguarda Carbonara di Bari. Ieri un artista che si chiama Gali, conosciuto più dai giovani, è venuto a Carbonara in una, per una iniziativa promozionale della Benetton, quindi stanno girando le città, le principali città italiane, e si fermano per salutare i fan solo nelle periferie, proprio perché questo artista milanese è cresciuto a Baggio, che è un quartiere periferico di Milano, e quindi un po' per continuare in quel solco. E quindi ieri pomeriggio erano a Carbonara, caro Mino e cara Francesca. Avete sentito questa notizia? No, non l'avevo letta. E molti mi diranno, ma chi è sto Gali? Ma chi è? Mai sentito? Mai sentito? E no, ora vi faccio ascoltare un pezzo. Secondo me qualcuno di voi lo conosce. Yeah, 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 yeah. La conoscevate, travellini e travellini? Lo chiedo soprattutto a Mino, lui è il termometro. Non farà le battute. La conoscevo io? Yeah, 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 yeah. Francesca, tu invece?
Il ritornello sì, tutto il testo no, dai, non, non lo so ma cantare. Se l'hai cantata per tutti i 2:30, dai, ti abbiamo sentito in me. Allora, travelline e travellini, buongiorno ancora. Galia Carbonara, immaginate la felicità dei fan. E quindi la vostra, la domanda che vi facciamo è: se aveste la possibilità o aveste avuto la possibilità in passato, quale artista avreste incontrato o vorreste incontrare? Quindi fatecelo sapere, siamo curiosi. Intanto saluto, buon dì a Vito, buon dì a Massi da Udine, cari, buongiorno anche a voi. Chiedo a Mino. Io avrei voluto incontrare i costruttori delle piramidi per capirne i segreti. Bene, anche loro giustamente erano artisti e sono segreti praticamente, stiamo studiando ancora, stiamo cercando di capire come abbiano fatto a fare... ormai 4.000 anni fa, quando praticamente delle opere così mastodontiche. Francesca, invece il tuo non te lo chiedo, abbiamo mandato già in diretta, oppure c'è altro? Oltre a Lidia, no, vabbè, come cantante sicuramente sì. Se invece devo seguire la scia di Mino, direi Michelangelo, Caravaggio e poi non un artista, ma Federico II, per chiedergli perché ha costruito Castel del Monte e mettere a zittire tutti quelli che raccontano altro su Castel del Monte. Sì. Oh. Bene. Oh. Certo che, certo che siete due pesantoni, Michelangelo, Caravaggio, quello delle piramidi. Ma facciamo radio qui. Va bene, ti piace però la No, risposta. Il messaggio di Carlita è troppo bello. Leggilo, leggilo. Freddie Mercury, e ci sta, o la signora Fletcher, io le metterei le mani al collo se la incontrassi. Va bene. Va bene, va bene, ma che messaggio, la signora Fletcher, tra l'altro... Non è un personaggio di quella serie, ma non è insomma, forse l'attrice, probabilmente l'attrice. Va bene. Angela Lansbury, bravo, bravo Mino. Va bene, travellini e travellini, siamo qui per farvi compagnia per 30 minuti circa, lo sapete, dalle 7:30 alle 8. E vi ricordo che poi le nostre puntate le potete trovare nei vari podcast della radio. Proprio le puntate complete, intendo, con anche le canzoni. Invece, se voleste solo ascoltare le chiacchiere, poiché non si può fare diversamente su YouTube, noi carichiamo la versione senza le canzoni, quindi solo le chiacchiere che io, Mino e Francesca facciamo durante i vari interventi, i vari talk, come dicono quelli bravi. Va bene, noi ci ascoltiamo tra pochissimo. Un saluto a tutti gli over che ci stanno ascoltando. Ciao! Ammazza, era piccola, era tosta, Mino. Dove l'abbiamo presa questa canzone? Cosa era piccola, ma era tosta? Mino, sei uno sporcaccione. È ufficiale, Mino è uno sporcaccione. Eri piccola, Fred Buscaglione. Non tanto piccola, direi, Francesca. Quella brutta, quel brutto autoritratto, come lo ha definito il sindaco, che hanno fatto. Ma come si fa? Ma come si fa? Non lo so, non lo so. Avrete letto sicuramente ieri di questo vandalismo ai danni della colonna infame che abbiamo in Piazza Mercantile, e quindi qualcuno si è divertito ad imbrattarla. E, che cos'è questa colonna infame? La colonna infame sono praticamente tre pezzi assemblati: il leone, che dovrebbe essere un leone del primo secolo avanti Cristo, forse faceva parte di un sarcofago di una tomba di epoca romana, poi c'è quella sfera sulla sommità della colonna, e la colonna vera e propria, che invece sempre di epoca romana, forse usata nel porto per attraccare le imbarcazioni, infatti si vedono i solchi. E praticamente questi tre pezzi furono assemblati tra loro nel corso del 1500,
quando fu messa in piazza per fungere da gogna, ossia appunto tutti coloro che avevano dei debiti venivano messi alla berlina pubblica, alla gogna pubblica, legandoli a questa colonna. E si dice anche che veniva fatto sedere sul leone, e quindi per questo motivo ancora oggi noi usiamo dire, quando uno è rimasto senza soldi, si usa dire essere rimasti col sedere per terra, perché deriva appunto da questa abitudine di mettere i debitori insolventi seduti sul leone. E quindi forse se i baresi conoscessero un po' di più la storia della città, forse la rispetterebbero un po' di più. Troppo garbata la Francesca. Sentiamo invece se anche il messaggio di Anna è altrettanto garbato. Lo ascolto con voi perché volevo anche io avere il piacere della sorpresa. Ascoltiamo. La prima settimana è già passata, è stata una bella rimpatriata. Leonardo prepara sempre la scaletta con la sigla e la canzone perfetta. Dalla sua camera da letto c'è Francesca al nostro cospetto. Il cibo è la nostra passione, ma per non fare indigestione c'è sempre Mino che ci dà qualche lezione. Brava Anna, brava. È partita con la rima ata e poi ha finito con lezione. Ok, va bene. Grazie Anna, simpaticissima come sempre e puntuale, devo dire, perché riesce, no, a notare quelle particolarità che invece noi magari tralasciamo. Noi travellini e travellini andiamo avanti. Vi chiedo di scriverci quale cantante vorreste, artista in genere, vorreste incontrare, visto che ieri c'è stata questa apparizione a Carbonara di Gali, questo artista giovane. Fatecelo sapere scrivendoci su Facebook o su WhatsApp o Telegram. A tra pochissimo. La mia città, Luca Carboni, bellissimo pezzo. La sua città è Bologna. Una volta l'ho anche incrociato, ma vi parlo di 20 anni fa o quasi. Quando avevi un fisico bestiale. Abbastanza, diciamo. Avevo 20 anni fa, avevo 11. No, bugia. Oh, 30 anni sì, 11 fa. Anni, no, 30 anni fa, 30 anni fa. Ho sbagliato. Ma forse no, anche 26, 25. Allora, travelline e travellini, dopo questi numeri, giocatevi. Il 30, il 26, il 25 e il 20. Fateci sapere se vincete. Saluto anche chi ci ascolta da Lusalentu, Carmelo e Mema, buongiorno anche a voi. Mino. Buongiorno. Dimmi. Ci sono dei messaggi su Facebook? Sì, ma non vorrei leggerli io perché non mi posso leggere da solo. Vai Francesca. Allora, Mino ha scritto, a proposito della canzone di Buscaglione, quando tu hai detto salutiamo gli over, ti chiede, e gli under non si salutano? E poi c'è Antonella che va al lavoro, scrive, io vi saluto, buona giornata a te. E poi, sempre a proposito della canzone di Buscaglione, Mino scrive, canzone odiata dagli uomini in andropausa. E salutiamo Giovanna, che forse ci è sfuggita, mi sa, il buongiorno di Giovanna. Buongiorno Giovanna, Giovanna mi ricorda che dobbiamo assolutamente farvi ascoltare dei vocali, un vocale, anzi due, di Tonio, ascoltiamoli insieme. Vi mando un vocale di 10 secondi, soltanto per dirvi quanto sono felice di abbracciare il lettone. Buongiorno travellini, copritevi che fa freddo stamattina, brrr. Soltanto 11 gradi alle ore 6:25. Buona giornata. Ciao belli. Brancamente, ve lo ricordate? Ogni tanto facciamo pubblicità, no? Tipo Mino ieri ha parlato nell'Espresso, vabbè, Mino cerchiamo di farci pagare dagli sponsor pure, così infatti, magari buona idea. Almeno vale la pena fare queste levatacce la mattina, ma ne vale sempre la pena per stare insieme ai nostri travellini, alle nostre travelline, vero Francesca? Assolutamente sì. Bene. E allora 30 minuti anche oggi sono volati. Ci sono ultimi messaggi, saluti, eccetera, eccetera, eccetera.
C'è Carlita che ride a crepapelle agli audio di Tonio. Copritevi perché davvero, travellini e travellini, fascia Fried fuori non si può stare. Mamma mia, accendiamo già i termosifoni, mai accesi l'11 di ottobre, il 12, chissà, tra oggi e domani li accenderemo sicuramente. E c'è stato questo calo brusco, ce lo dobbiamo tenere. Vi lamentavate del caldo, adesso tenetevi il freddo. E soprattutto sono Ma io. contento, Francesca, perché Mino non dirà più che a Torre a Mare non piove da 3-4 anni, perché... Finalmente, Mino, se lo dici di nuovo, va bene, manderò in onda la puntata così per smentirti. Allora, appunto, Mino, grazie. Un appuntamento a domani, caro Minus. Sì, non c'è più il solleone, ogni tanto faccio Fred Buscoglione, appuntamento per domani a colazione. Al massimo c'è il Sol Leonardo. E grazie a Francesca. Buona giornata a tutti, ci vediamo domani 7:30 puntuali, mi raccomando, mettete la sveglia. Comunque, vorrei far notare ai travellini e alle travelline che Francesca da un po' di tempo piange anche sulle mie battute, cioè piange sulle mie battute e non si fa, non si fa. Questo non si fa. Travellini, grazie mille a tutti. E oggi, per puro caso, siamo andati con quattro canzoni italiane e quindi chiudiamo il cerchio con un'altra canzone italiana, bella allegra allegra, come piace a noi. L'appuntamento è domani mattina. Ciao belli, un abbraccio! E buongiorno, travelline e travellini, una nuova puntata di colazione con OK Travel, mercoledì 13 ottobre, fantastico, come passa il tempo, ed un buongiorno, che c'entra, non lo so, vabbè, così, ed un buongiorno anche alla nostra Francesca Favia, guida ed accompagnatrice OK Travel. Buongiorno a tutti, buongiorno travellini e buona giornata. No, Francesca, rifacciamolo perché Mino si è Perché? attossito durante il tuo buongiorno, il tuo saluto. Mino, non Ah, si ok. fa, non si fa. Escludi il microfono. Buongiorno, Francesca. Buongiorno travelline e travellini, buona giornata a tutti. Buongiorno anche al nostro Giacomo Rizzello per tutti. Mino. Buongiorno a tutti, saluto tutti i travellini. Tre esauriti mattina mattina. Buongiorno agli amici che ci ascoltano, poverini, poverini, cosa devono sentire alle 7:33 del mattino? Mino, ma che c'è? Che è successo? Sei di nuovo un po' raffreddatino? Non lo so, spero di no. Vedremo come evolve. Va bene, vedremo, siamo curiosi. Intanto acuto di Lucianone. Ed immancabili uccellini per darci il buongiorno. Eccoli, ce li abbiamo. Ed un buongiorno proprio ad Anna. Buongiorno anche a Lorenzo. Buongiorno a Danilo da Brindisi. Bene, bene, vedo che sui social, su WhatsApp e Telegram, mi riferisco a questi due che controllo, c'ho sotto mano io. Ci siete? Chiedo a Francesca, ci sono altri commenti su Facebook? Su Facebook salutiamo Giuseppe, Patty J, Mino, Carlita, Emanuele e Domenica. Perfetto, ci siamo. La comitiva c'è. Ringrazio tutti per la costanza. Mino, vogliamo partire con una canzone? Che dici? Certamente, come sempre del resto. Travelline e travellini, fateci le vostre richieste. Cercheremo di accontentarvi anche in giornata, anche se poi va bene, una mezza scaletta già ce l'abbiamo, ma onesto, perché bisogna essere organizzati sin da prima, altrimenti ciao. E allora, dicevamo, travelline e travellini, partiamo con il primo pezzo. Vi ricordo che ci potete scrivere su Facebook, Telegram e WhatsApp. E allora partiamo con un pezzo molto molto allegro che farà piacere in particolare agli over. Ciao da giù, Mino! Dica. Tu invece che vai a 170 all'ora, cosa hai da dire a Gianni Morandi? Pensavo proprio questo, che sono cambiati i parametri, sono cambiate le macchine, sono cambiate le strade. Oggi 100 all'ora è effettivamente una velocità lenta.
Come cambiano i tempi. Un saluto a Carmela e Mema che ci ascoltano dal Salento. Buona giornata. Ho visto oggi una giornata un po' uggiosa, ma stanotte per caso c'è stato un po' di pioggia, Francesca? Ma non ho idea, io ero nelle braccia di Morfeo e proprio, guarda. Non avevo Che dubbi. domande che mi fai? Chiedo scusa, no? Chiediamo a Mino, chiediamo a Mino. Non lo so, anch'io sono stato appunto. catturato dai papaveri di Morfeo. Ma scusate, ma voi la Non notte lo so. dormite? Non lo so. Va bene, va bene. A proposito di temperature, di meteo, eccetera, però ho visto delle giornate splendide per il prossimo sabato e domenica. Andremo a Maratea e a Trecchina. State tranquilli e tranquille, travelline e travellini, perché avremo delle bellissime giornate, del bellissimo sole anche. Francesca, a proposito di Maratea e Trecchina, tu invece ci vuoi parlare della nostra città, in particolare di... In realtà vi voglio parlare di schiaffi, però solo parlare, Meno perché a male. Bari siamo specializzati anche in schiaffi e ne abbiamo diverse tipologie. Per oggi vi parlo delle prime due tipologie, che sono gli schiaffi per scherzare, per giocare, per scherzare. E il più famoso tra questi è la calata, quando la calata la si dà bella piena sul collo, sulla parte posteriore del collo, sotto la nuca, e la calata di solito la si dà o quando uno si è appena tagliato i capelli, rasato i capelli, quindi ha il collo scoperto, e quindi senza farsi accorgere gli si dà questa calata, oppure i baresi la usano anche per farsi gli auguri, per complimentarsi con qualcuno, eccetera. Dicono: ah, bravo, È bravo, bravo. bam! E mollano la calata. Poi invece ci sono gli schiaffi, diciamo quelli per i bambini, li considerano, e c'è il riduino che si dà con il dorso della mano, e infatti c'era scritto giustamente che se chi dà il riduino sulla guancia di un bambino agli anelli fa molto male. E Ammazza. poi abbiamo, questo non lo conoscevo, il lavamus o lavadind, cioè lo schiaffo che si dà sulla bocca, e immagino il dolore, tra l'altro, se lo si dà forte, lo si dà sulla bocca per punire il bambino quando magari dice una parolaccia, usa un'espressione che non dovrebbe usare, e allora gli si dà questo schiaffo sulla bocca, e quindi il lavadindo, lavamus. E poi l'ultimo per oggi, il buffetton, che è lo schiaffo che si dà sulla guancia, però non fa male, diciamo, si appoggia la mano, diciamo quasi dolcemente, sulla guancia del bambino, ma non fa male. E la prossima volta parleremo di altre tipologie di schiaffi baresi. Ecco, appunto, è questo che mi preoccupa. Ma sei in vena di fare ammazzate? Che ne so. Ti stai No, no, preparando no. per qualcosa? No, mi spaventi i travellini così. No, no. Va Diciamo bene. che no, 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 sono Diciamo. pacifica in questo momento, in Se... questo Ah, periodo. meno male, figuriamoci. E va bene, travellini. È così che dobbiamo fare. Sono cose della vita, come diceva il nostro Eros insieme alla Tina Turner. A tra poco, ciao. Cose della vita, Eros e Tina Turner. Che bello, quel pezzo. Da quanto tempo non ascoltavate, Vino, Francesca, questo pezzo? Ma Era un bel po'. tantissimo io. Eravamo giovani, eravamo giovani. Ma Tra l'altro, sì. da poco ho scoperto che Tina Turner è più famosa in Europa che negli Stati Uniti. Non sapevo, non lo sospettavo. Vedo però, Francesca, io mi era venuto il dubbio, qualcosa è successo durante il viaggio e Patty J me lo conferma perché ha scritto un commento lì su Facebook. L'hai letto? Vai, ce la Io puoi sono fare, vai. rimasta ai saluti di Patty J. Aspetta che Sì. torno. Come devo fare con voi? Vabbè, Ma lo mi leggo sono usciti altri messaggi di altri io. travellini, ma non quello. Vabbè, lo leggo io. Fai più recenti e lo vedi. C'è Ulisse Bush, Francesca. Ti è Ah, rimasto impresso lo schiaffo per lo schiaffo ecco. al Papa ad Anagni? Che è successo ad Certo, Anagni? darsi, forse inconsciamente sì, è perché Anagni è famosa per questo schiaffo dato al Papa Urbano VIII, però non si sa se poi in realtà sia stato uno schiaffo
diciamo morale o uno schiaffo fisico, nel senso che effettivamente sia stato schiaffeggiato il Papa. Vabbè, quindi non siete stati voi travellini a schiaffeggiare il Papa venerdì ad Anagni, quindi posso stare tranquillo, non mi No, no, arriveranno. no, assolutamente, no, no. No, 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 non ti Ah. Che arriva nulla dal Vaticano, non ti preoccupare. quelli appena Ma appena sono che? coperti. Di Camino! Sì, diceva anche il nostro ultimo Papa, mi sembra si sia reso protagonista di uno schiaffo, no? È Quando la vero, folla. sì. E da lì giù il Covid dalla Cina, va bene. Si può stare la prossima volta un po' più tranquillo, no? Va bene. Allora, a proposito di schiaffi, a proposito di violenza, noi spesso, non lo sapete, ma ora ve lo faremo, vi faremo rendere conto di ciò, in estate siamo violenti nei Grazie. confronti. L'ha presa da lontana. Nei confronti degli animali, sì, mi direte no, io mai, mai, e invece no, siete dei veri e propri killer perché vi accanite contro le zanzare. Ma da oggi Mino ha un rimedio per voi. A te, Mino! Sì, volevo parlarvi di una macchina risucchia zanzare. Un'azienda francese A me ha fa ridere infatti. risucchia. Va bene, mi fa ridere, che vuoi? Sono scemo, mi faccio ridere. Ma sembra sia efficace. Un'azienda francese, dicevo, ha brevettato una macchina che attrae le zanzare femmina, le femmine sono sempre quelle che danno fastidio, simulando la presenza umana e le risucchia all'interno di un sacchetto. Diciamo che se per noi rappresentano soltanto un fastidio passeggero, in molte zone del mondo sono davvero pericolose perché portatrici di gravi malattie come la malaria o la dengue. Per eliminare dalle nostre case il fastidioso insetto, l'azienda ha inventato questa macchina chiamata Kista, scritto con la Q, che attrae le femmine, dicevo, e le cattura al suo interno. Per farlo, simula la presenza umana rilasciando CO2 riciclata, che normalmente viene espulsa quando respiriamo, e un odore di sudore simile a quello emanato dalla pelle. Le femmine di zanzara, attratte proprio da questi stimoli, si avvicinano all'apparecchio che in un attimo le cattura risucchiandole. Questa macchina agisce in un range di 60 metri e secondo le stime del produttore riduce la presenza delle zanzare dell'88% senza danneggiare l'ambiente, poiché infatti non agisce secondo principi chimici. Ma Ho finito. mi incuriosisce questa cosa. Tu parlavi comunque dei femmine, sempre le femmine. Qualche anno fa invece la Gianna Nannini ci ha parlato dei maschi, e in questa canzone lo fa in coppia con un altro mito, la Vanoni. Ce l'ascoltiamo insieme. I maschi, Gianna Nannini, Ornella Vanoni, Anna ci scrive bravissima la Nannini, per me ovviamente il tuo giudizio, ma sono d'accordo, è una grande artista italiana, una rock. Ci scrive, cara Francesca, c'è Lorenzo che dice, poi c'è anche un liscebus, dorso, mano, pa e palmo aperto, termine anche usato nel gioco del 3-7, l'ha scritto qualche minuto fa forse, mentre tu eri ancora, stavi descrivendo appunto un po' di mazzate come hai fatto stamattina. Poi Allora, a sì. proposito delle mazzate, Leo, c'è Carlita che ha postato due gif troppo divertenti perché in una ci sono un cane e un gatto che si pigliano a schiaffi e nell'altra che mi fa morire da ridere una coppia di pinguini, uno passa e l'altro gli dà una calata e lo fa cadere. L'ho visto anch'io, potete vederlo tutti nei commenti del post su Facebook ancora per qualche minuto, perché poi al termine della trasmissione il post lo rimuovo per non fare, insomma, per rendere un po' più serio seria la nostra pagina Facebook. Mino, che mi dici? No, pensavo a quest'ultima canzone, cioè nel senso, pensavo se i maschi siano in senso metaforico oppure reale, un po' come il cobra, no, dell'Arettore, che non è un serpente. Eh sì, Cioè, quando chissà. dice i maschi disegnati sulle linee del metro, cosa intende? Secondo me sì. Come l'autoritratto di De Caro, insomma. Ah, dici. No, invece l'ho sempre pensata come le pubblicità, no? Che ci sono sui tram, sugli autobus, con magari, che ne so, pubblicità di una casa di moda e ci sta il modello. Può In quel essere. senso l'ho sempre interpretata Vedi, io, però Francesca chissà. è meno maliziosa, vedi? Mino È più invece va gentile, se... è più gentile. Va È più ingenua.
Allora, fateci sapere se vi è piaciuto il metodo, il nuovo marchingegno per risucchiare le zanzare. Io invece ho un metodo molto più semplice, cari amici e care amiche. No, non è, cioè, più semplice nel senso che è più economico, perché là dovete stare acquistata. No, questa è quello, lo potete fare a casa. Prendete una ciotolina, mettete all'interno un po' di acqua, mi seguite, ciotolina e un po' di acqua. Mettete anche all'interno dei sassolini. È importante che ci siano sassolini all'interno di questo recipiente con l'acqua. Un po' più in alto, quindi in basso per terra sul pavimento, un po' più in alto, tipo sul tavolo, in direzione di questa ciotolina, mettete invece qualcosa che possa attirare le zanzare, no? Qualcosina, almeno che può essere un po' di mie, qualcosa che attiri le zanzare, che sia profumato, eccetera. E pure con un po' di pepe. Una volta che si avvicina la zanzara, poiché c'è il pepe, cosa succede? Starnutisce, cade giù nella ciotolina, azzoppa la capa agli scogli e muore. Alle pietre. Ma dove cacchio l'hai trovata Cioè, questa? poi una serie di cose, si devono combinare un po' di fattori, però funziona perché cade, azzoppa la testa ai sassolini. Va A casa, bene. se stai all'aperto che fai? Quello è per casa solamente. A tra poco. Love Again, Dua Lipa. La conoscevi, Vino? Dua Lipa? Sì, come È abitata dalle parti tue, verso noi Cattaro, però non è proprio a Torre a Mare. Va bene, ci sono messaggi, Francesca? Ma hanno fatto sciopero. No, c'è Carlita che ride all'idea della zanzara che batte la testa sugli scogli. Noi salutiamo Danilo, buona giornata anche a te. E c'è Anna che dice: ma oggi vi siete svegliati violenti? Mi consigliate di chiamare il telefono azzurro? No, no. Vabbè, è partito tutto da Francesca, in effetti, Anna, non è colpa nostra, noi siamo Sono pacifici. io che istigo alla violenza. È lei che istiga, istiga. Va bene. Come diceva quel comico barese trapiantato a Milano, Violenza, Violenza. appartamento. Un buongiorno e un saluto da Trieste, ma buongiorno a te Antonella, buongiorno, buona giornata a tutti quanti, travelline e travellini, perché noi ormai siamo giunti al termine della nostra trasmissione, abbiamo sforato di qualche minuto, ma adesso ci dobbiamo salutare. Francesca, tu domani ci sarai? Domani no, ci sentiremo venerdì mattina con la seconda parte sugli schiaffi, belli violenti, voglio venerdì, mi Ah, raccomando. venerdì, ancora di mazzate ci parli. Vabbè, allora pensavo fosse no, Ecco la quindi seconda proprio l'hai parte. presa proprio sul, sul serio. Seria. Va bene, grazie mille, Mila. Grazie mille, Grazie Francesca. a voi, buona giornata a tutti, un abbraccio. E grazie al nostro Giacomo Rizzello per tutti, Vino. Grazie a tutti voi, a domani, e domani vi parlerò del coming out nei fumetti. Coming out nei fumetti. Vedi tu da dove è andata a prendere quest'altra notizia. Va bene, domani saremo solo io e te, Mino. Mi raccomando, che dobbiamo essere a pompa, dobbiamo essere sul pezzo e non fare battute per piacere. Grazie a tutti, Allora, ragazzi. No, a domani, ciao! E un buongiorno, cari travellini e carissimi. Travelline, una nuova puntata di colazione con OK Travel, la nostra sigla che ci dà il buongiorno. Un buongiorno anche al nostro Giacomo Rizzello per tutti. Mino! Buongiorno Leo, buongiorno Travellini, ben ritrovati, buon giovedì a tutti. Come stai, Mino? Come va? Come va? Va bene, Leo, va bene. Perché Direi che dovete va bene. sapere, travellini e travellini, che noi non ci ascoltiamo da ieri. È vero che ci scriviamo cavolate su WhatsApp durante il giorno, però solo testi, niente audio. Quindi è sempre un piacere di ascoltare Mino, che giorno dopo giorno sento meglio, meno baritonale. E buongiorno alle travelline e travellini. Mino, ci stanno già scrivendo per caso su Facebook? Intanto buongiorno al nostro Vito Driver e poi al nostro amico Alessandro per tutti ormai Ale Viking. Buongiorno a Danilo da Brindisi e buongiorno anche a Lorenzo che invece ci scrive perché questi ultimi messaggi erano di WhatsApp. Lorenzo ci scrive su Instagram. Intanto acuto finale. Li ho ritrovati, Leo. Uccellini, un attimo Mino che ci sono gli uccellini fondamentali.
Oh, eccoli qua, eccoli qua. E allora dici pure Mino, salutiamo chi ci scrive su Facebook. Sì, ci scrive Domenica, che augura buongiorno, come pure Giovanni, felice giornata a tutti, compresi i conduttori LFM. Saluti anche da Carlita, da Antonella Giovanoni. C'è una gif di Carlita con tanto di good morning rappresentato da un tostapane con una fetta di pane biscottato e infine da Emanuele. Ciao e buongiorno a tutti quanti. Buongiorno Emanuele, che vorrebbe la no il mio pianto nella sigla, Mino. Vedremo, ci attrezzeremo un giorno che riuscirò a fermarmi. E noi andiamo avanti perché, Mino, oggi abbiamo un topic. Preso spunto dal tuo argomento, tu ce ne parlerai fra pochissimo. Parliamo di supereroi e quindi la domanda che facciamo a tutti: avete dei supereroi? Quali supereroi preferite? Potete spaziare, non necessariamente andare sul classico, sul solito stereotipato supereroe, anzi stupiteci, oppure andate sul classico, per carità, non vi costringiamo a far nulla. L'importante è che ci scriviate, e perché siamo curiosissimi io e Mino, praticamente su Facebook o su WhatsApp, d'accordo? Noi iniziamo con un po' di musica, questa subito subito per svegliarvi, è un pezzo bello tosto, Mino, ti avviso, fai attenzione che questo ti stonerà. No, vabbè, questa scusate, ma l'ho voluta ascoltare fino alla fine perché è una canzone che mi ha sempre gasato. Stray Heart, Cuore Randagio. Ti è piaciuta, Mino? Molto, Leo, mi è piaciuta molto, sì. Ah, mi fa Sì. piacere, mi fa molto, molto, molto piacere. Cuore Randagio si intitola. Come dire, come cambiano, no? I poeti, i testi, no? Lui dice: ogni cosa che voglio la voglio da te, ma non posso averti. Ogni cosa di cui ho bisogno, ne ho bisogno da te, ma non posso averti. Come ti sembra abbastanza romantico? Sì, mi sembra molto accentrante. Cioè, Accentra tutto quello di cui ho bisogno è accentrato in una sola persona. la sola persona, quindi è proprio quasi straziante dire come grido. Vedo che arrivano dei messaggi. Io durante la canzone ho riso leggendo i messaggi di Carlita. C'è scritto qualcosa in merito ai supereroi. Supereroe ha messo una GIF di Iron Man specificando che i suoi supereroi preferiti sono Iron Man e la signora Fletcher. Allora ti giuro, Vino, avrei fatto la battuta e mi ha anticipato Stefania perché le avrei chiesto la tua preferita, la signora Fletcher. Mi ha fregato. Va Poi bene. specifica ancora, però, dicendo che altri supereroi sono suo padre e anche il tuo, capace di aggiustare qualsiasi cosa trovando soluzioni ingegnose, e mia madre, mani di fata e cuore d'oro. Ah, Allora, che bello. devo dire che Stefania stamattina mi sta anticipa, mi sta bruciando mezzo programma, perché avrei fatto un intervento solo sui miei genitori, va bene. Allora, lo dico anche io, i miei supereroi, vi giuro, avrei detto questa cosa fra 5 minuti nel prossimo talk, come dicono quelli bravi, ma mi ha anticipato ancora una volta Carlita. Va bene, i miei supereroi, avrei detto la stessa cosa, i miei genitori. Brava Stefania, perché insomma, con tanti sacrifici, lavori, doppi turni, tripli turni, chi più ne ha più ne metta, ci hanno, come dire, reso la vita semplice, ci hanno sempre agevolato. Io ringrazio in generale comunque tutti quanti i genitori perché meritano sempre un applauso, vero Mino? Sicuramente sì, fortunato che c'è ancora. Fortunato che Consiglio di c'è. Esatto, tenerseli stretti. apprezzate questa cosa. E a proposito di supereroi, allora scriveteci, Travellini e Travellini, ci sono altri messaggi, li leggerò fra pochissimo. Fateci sapere i vostri supereroi preferiti. Ciao belli! Supereroi meganoidi! Mino, la conoscevi questa canzone? No, Leo, questa volta sono sincero, Ti no, non la piace, ti conosco. piace? Sono i Meganoidi, un gruppo di Genova. Simpaticissima questa canzone. Parliamo di supereroi stamattina. Sono arrivati dei messaggi. Allora, te li leggo, Mino, perché ho un messaggio di Lorenzo su Telegram, come mi piace dire Telegram. Ci manda semplicemente un'immagine di Wonder Woman. Che ne pensi di questa scelta? Ottima scelta, lei, ottima scelta, sì, Bravo, senz'altro. d'accordo, Mino Lorenzo, da quello che capisco, e poi chissà perché aggiungo. Poi abbiamo Ale Viking che dice: da sempre quello dei Fantastici 4 che si allunga. Mino, per piacere, stai calmo. Sì,
Non ha un nome, scusami, alle Viking, quello che si allunga. Penso di aver capito, però insomma, non vorrei che si creassero dei malintesi. E poi, e poi abbiamo Emanuele che mi manda su WhatsApp. Ah, Pollon dice: era un supereroe, aveva il potere di far innamorare le persone sbagliate. Ti voglio sentire mentre lo racconti in radio. Te lo ricordi, Pollon? Mino, per caso? Cartone animato Pollon combina guai. Ma non era un supereroe Trovavo forse sì, così dal nome no. quello che sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Vabbè, comunque mo la canto tutta. Simpaticissimo, non era un supereroe, però vi ho detto, stupiteci. Emanuele ci è riuscito, devo dire, con questa scelta. Mi ha stupito. Va bene. Ci sono dei Poi Leo, messaggi, Mino? Carlita, oltre ad aver citato il padre e la madre come supereroi, cita anche te con una gif, infatti mette l'uomo ragno. Ah, ah. Poi un'altra gif, Capitan America, Superman e l'uomo ragno che danzano. E poi di recenti non ne vedo più. Grazie Mino. Buongiorno anche ad Antonella. Buondì cara, buongiorno. E noi Travellini stiamo parlando di supereroi, quindi andiamo avanti, scriveteci ancora. Vedo, sono arrivati in questo momento altri messaggi, li leggeremo fra pochissimo. I vostri supereroi preferiti, quindi raccontatecelo qui su Radio Swing Set. Scriveteci su Facebook, WhatsApp o Telegram. Ed era Hanno ucciso l'uomo ragno, gli 883. Mino, questa la conoscevi, dai, non dirmi di no. Beh, sicuramente sì, Oh, questa proprio sì. ok. Parliamo di Finalmente. supereroi e ringrazio Patty J che mi corregge. Giustamente dice: Pollon era una femminuccia, Eros era il maschietto. Effettivamente, sì, io devo dire, ho una memoria cortissima su tutto quello che riguarda i cartoni animati dell'epoca, della mia epoca. Veramente non ricordo quasi nulla. Vagamente ricordo qualcosa. Non so perché, non chiedetemelo. Dovrei forse andare in analisi per scoprire cosa sia successo nel frattempo e perché io abbia rimosso tutto ciò. Mino, ci Sì. sono altri messaggi? Carlita specifica, dici che quella allungabile era Mr. Fantastic. Ah, allora non è quello che pensavo io. A proposito di memoria corta. Io ringrazio anche chi ci scrive. Allora c'è Emanuele che dice l'angioletto, giustamente non Pollon perché io mi ero confuso con Pollon, va bene, comunque ci sta. E c'è Danilo che ha il suo eroe preferito e dice MacGyver, con uno così al fianco basta un coltellino svizzero per risolvere ogni cosa. Davvero, eh. ATJ dice che il suo valore preferito è Hulk perché le assomiglia quando è arrabbiata. Dai, non esagerare, dai. E poi abbiamo dicevo, a proposito di MacGyver, manca Massi oggi da Udine. Sicuramente Massi avrebbe scritto la stessa cosa. MacGyver, che con un coltellino svizzero, ma con qualsiasi cosa trovasse a portata di mano, risolveva anche le cose più complesse ed impossibili. Allora, vediamo. C'è un messaggio di Emanuele che mi dice non lo leggere, va bene, che lo mandi a fare. Se mi dici di non leggerlo, va bene. Allora, Travelline, andiamo avanti perché la trasmissione prosegue. Fra 5 minuti ci saluteremo pure. Una canzone per gli over. A tra pochissimo, Sciobelli. It's my party, it's my party. Io approfitto con questa canzone del 1963. Pensate un po' quanti anni c'ha sta canzone, quasi 60 praticamente. Saluto Carmelo e Mema che ci seguono da Lusalentu. Buongiorno cari. Mino, la conoscevi sta canzone del 1963? Vagamente. It's my party, è la mia festa. Mino, è il compleanno tuo oggi? No. Ma c'è da fare. Io non ho mai capito questa battuta barese, ma come siamo bravi noi a spegnere le persone. C'è da fare, c'è un compleanno tu, bruttissima, lo so. Uscita così. Parliamo di supereroi, caro Mino. Sì, mi hai condizionato tutto il tema della puntata perché tu ci devi raccontare qualcosa in merito. Sì, in qualche modo continuiamo a parlare di Mr. Fantastic, no, scherzo. Allora, la casa editrice americana di fumetti DC Comics ha reso noto che il nuovo Superman, John Kent, che è figlio di Clark Kent e di Lois Lane, sarà bisessuale, udite,
Nel suo prossimo numero, in uscita a novembre, Joe sarà infatti raffigurato in una relazione omosessuale con il suo amico Jay Nakamura. L'annuncio è stato fatto durante il National Coming Out Day, una giornata annuale di sensibilizzazione su LGBT negli Stati Uniti. Da quando la serie è stata inaugurata a luglio, Superman ha già combattuto gli incendi causati da cambiamenti climatici, ha fatto fermare una sparatoria in una scuola superiore e ha protestato contro il respingimento dei rifugiati, quindi anche questo è un segno dei tempi. Nel frattempo ha stretto amicizia con Jay, un giornalista con gli occhiali e i capelli rosa. I due avranno una relazione e le prime immagini diffuse mostrano John e Jay che si scambiano un bacio. Bene, l'uomo ragno praticamente gay? No, non gay, bisessuale. Bisessuale, ok, bisessuale, come mi dicevi tu. Ando goglio goglio. Va bene, va bene. Interessante questa, quindi non è ancora uscita, è uscita, perdonami Mino, perché... A novembre uscirà. A novembre, però già qualcosa l'ha fatta, mi hai letto nel frattempo. Va bene, va bene. Interessante questa notizia, mi fa piacere perché comunque si tende sempre di più a parlare di questi temi e siamo apertissimi a questo. Travellini e Travellini, a proposito, tra l'altro Mino, una grande chicca, tu non lo potevi sentire, ma mentre raccontavi di Superman sottofondo dalla colonna sonora, ecco, non mi veniva, del famoso film Superman, che chicca alla grande, un messaggio che ci arriva dalla nostra Anna, che devo dire è più che altro uno sfottò a Francesca, glielo racconterò, glielo diremo domani. Ascoltiamolo insieme, ascoltiamolo. Ti stai sbagliando, il programma si fa senza Francesca, ma le domani da noi tornerà, che felicità. Ah, va bene, alla fine si riprende, dai. Va bene, bello, simpatico. Il messaggino di Anna. Mino, sono le 8.01, cosa significa questo? Significa che il nostro tempo è scaduto, i minuti concessi sono terminati. Purtroppo sì, quindi Mino, dobbiamo salutare i nostri amici. Certo, saluto gli amici e do l'appuntamento a domani. In compagnia non solo mia, ma anche di Francesca Leonardo. Perfetto, grazie Mino, buona giornata a te, buona giornata a tutti. E anche se Camila Cabello dice don't go yet, non andare ancora, noi ce dobbiamo andare. Ciao! E buongiorno travelline e travellini, una nuova puntata di colazione con OK Travel su Radio Swing Set. A proposito, vi ricordo radioswingset.com per ascoltarci in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 7.30, 30 minuti insieme, oppure scaricate l'app della nostra radio su Google Store, Play Store, oppure su Apple Store. Ma buongiorno anche agli altri due spichi della radio, ovvero Francesca Favia, guida ed accompagnatrice OK Travel. Ben svegliati travelline e travellini, buongiorno. E dal nostro Giacomo Rizzello per tutti i... Mino! Buongiorno a tutti travellini, bentrovati all'appuntamento settimanale. Ogni tanto la voce di Mino, mannaggia zompa, ha detto hai messo la freccia. Buongiorno cari, allora... Come va intanto? Oggi è venerdì, inizia a vedersi la luce in fondo al tunnel, Francesca. Grazie. C'è una bella differenza dal lunedì al venerdì. Francesca, ci sono commenti? Ci sono i buongiorno di Carlita, Domenica, Giuseppe, Patti J e Mino che scrive buon pre-weekend a tutti. Okay. Allora, grazie anche ad Anna che dice buongiorno, ci sono anche io, ti sentiamo bene, bene, quindi tutto funge. Dicevamo, la settimana volge al termine, ma per noi in realtà domani sarà un bel weekend insieme a Maratea e Trekkina, ne parleremo tra pochissimo. Io saluto Lorenzo che ci scrive su... Ora saluta Domenica, buongiorno Domenica, ti avevo già salutato prima. Fatevi una goccia nelle orecchie. Ho la saluta dove?
Va bene, dicevo che potete scriverci anche su Telegram. Perché? Perché abbiamo il nostro canale. Anzi, mi raccomando, iscrivetevi sul nostro canale. È molto simpatico, molto bello. In anteprima i nostri programmi. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i mercatini di Natale, ovviamente, a Verona e sul lago di Garda. Qualche giorno fa, Francesca, abbiamo pubblicato un altro programma. Vediamo se te lo ricordi. Sì, quella regione, aspetta, non mi ricordo ora come si chiama, mi pare la Valle d'Aosta, forse. Epifania in Valle d'Aosta, quindi mi raccomando, travelline e travellini, vi vogliamo numerosi. Ci sono già le prime prenotazioni, quindi bene, bene, siamo molto contenti di questo. Spero ci sentiate bene anche a livello di audio. Io cerco di migliorare i livelli perché vedo la mia voce un po' più bassa delle altre, però insomma, fino alla fine ce la faremo. A fine trasmissione saremo tutti allineati con i volumi. Ma intanto io parto con una richiesta che ci è arrivata ieri da Emanuele. Questi sono gli Take on me, a tra poco, i Sciabelli. Take on me. Allora, travellini e travellini, ringraziamo Emanuele per questa richiesta. Fateci le vostre richieste. Intanto è ufficiale. Emanuele e Danilo, Francesca, caro Mino anche, hanno gli stessi gusti perché entrambi, non so se ricordate, la scorsa settimana esultarono per la richiesta fatta da Tonio Muschio. Ve la ricordate quella canzone veramente bella, gasatissima, dei Depeche Mode? Beh. Entrambi esultarono e Danilo, appena sentito partire questo pezzo degli Aha, ha detto bellissima, grande. Quindi hanno gli stessi gusti, è inutile. Questa è la conferma. Buongiorno anche a te, Danilo, che ci segui da Brindisi. E Mino, dici qualcosa. Ci sono messaggi. Vuoi dirci qualcosa? Vuoi salutare le travelline L'ho già fatto, Leo, mi ripeto, certo, rinnovo il saluto a tutti quanti. e travellini? Bello, mi piace avere la vostra compagnia, la vostra loquacità. Grazie, Mino. Io dovevo fare una cosa nel frattempo, non me l'hai fatta fa. Vabbè, insomma, io non riesco proprio ad avere un aiuto. Ma come dovevo fare? Come devo fare? Ci sono messaggi, Francesca. Ehi, ci sono messaggi comunque. C'è Vabbè. Mino che a proposito del tutto funge, ha scritto qualche minuto fa: tutto funge, puntini puntini, i fongi. Poi Domenica conferma che ci sente bene. Buongiorno e felice venerdì a tutti da Giovanni. E poi c'è Giovanna che ci saluta. Buongiorno Travellini. E poi c'è Antonella che invece ci saluta da Trieste, scrive buongiorno da Trieste. E poi invece c'è la Antonella Barese che scrive buongiorno. Ora distinguiamo le Antonelle, iniziamo Antonella Barese, l'Antonella Certo. di Trieste, Triestina. buongiorno Triestina, buongiorno ad entrambe. Tra l'altro, Francesca, qualche mese fa sei stata in quel di Trieste. Eh sì, la settimana di Ferragosto eravamo a Trieste. Eravamo in Friuli a Trieste, se non ricordo male, fu il penultimo giorno forse a Trieste del tour. Francesca, sai come hai detto? Eh sì, è che non lo sai che sono stata là. No, È veramente, che ragazzi. proprio tu me lo vieni a Ho chiedere, capito, tu ma mi io. ci hai mandato. No, Ma non stiamo comunque non l'ho parlando noi detto con tre. quell'intenzione. No, ma non l'ho detto con quell'intenzione. È stato il mio inconscio. Fantastica, sì, cioè non usare, però quello era proprio il senso. No, cioè, va bene. Per piacere, però, non date un martello a Francesca in questi giorni. Perché è pericolosa ed è abbastanza violenta, va dando schiaffi ovunque. Figuriamoci col martello cosa potrebbe fare. Francesca, continua a parlarci degli scaffi baresi. Dai, forza, siamo tutti Gli curiosi. schiaffi baresi. Non sapevo di questa ampia gamma di schiaffi che abbiamo a Bari, sai? Allora, l'altro giorno abbiamo parlato degli schiaffi quelli per i bambini e dello schiaffo dato a mo' di scherzo come la calata. Invece oggi andiamo più sul serio perché abbiamo lo schiaffo come minaccia, un mappin, quindi quando si dà quella manata in pieno viso, sulla guancia, però non è molto forte, si appoggia la mano sulla guancia e si prosegue, diciamo, con la minaccia, tipo: ehi, stati attenzione, stati attento, quelle cose là. Poi
Poi ci sta, questo non lo conoscevo, il sus e sotto, che praticamente sono due schiaffetti. Il primo viene dato dal basso verso l'alto, toccando il mento, e poi dall'alto, quindi dall'altezza dal naso, verso il basso con le dita. È un po' strano questo. Non l'ho poi invece capito abbiamo... bene, però. E infatti anch'io ho provato a darmelo, ma non ho capito. Allora com'è. Facciamo così, lunedì durante la diretta fai una dimostrazione con Mino, Francesco. Facciamo nel senso che io gli do le indicazioni e Mino si autoschiaffeggia. Non è chiarissima la descrizione, lo schiaffo di ritorno sempre sul mento parte dal allora quello di ritorno dal naso verso il mento. Perché quello di andata dal basso verso l'alto, quello di ritorno dall'alto verso il basso, con le dita però, quello di ritorno. E poi no, invece io, ci sono scusa, quelli... Francia, mi preoccupo perché Mino sta prendendo appunti. La prossima volta che vieni in agenzia stai attento. Non entri Mino, non entri, te lo dico. Poi ci sono gli schiaffi dolorosi, che questo è bruttissimo, il va e vin, che sono due sberle date con la stessa mano su entrambe le guance, quindi uno va e poi c'è quello di ritorno. E poi abbiamo quello a 10 dita, quando prendi la faccia del cristiano e la schiaffeggi su entrambe le guance, tipo con entrambe piatti, le mani. Lo chiamavamo sole piatti, bravo, molto tipo più sole piatti. E poi c'è invece, vabbè, il 5, che è quello dato con le dita della mano belle aperte, e si dà questo bello schiaffo sonoro sulla guancia. E con questo concludiamo questo excursus, come dicono quelli bravi, sugli schiaffi baresi. E direi anche meno male, perché qua ci potrebbero denunciare per istigazione alla violenza. Quindi basta, finiamola qui con questa rubrica. A tra poco, sciobelli. Calo calo can. Vacca vacca loca. Loca loca no vacca. Dove sta la vacca? Comunque Francesca, subito dopo il tuo intervento è partita questa canzone loca loca, cioè pazza, e non so, ogni riferimento è puramente casuale. Ci fai paura, ecco perché questa è la verità. Siamo preoccupati. Che succede quando adesso i travellini avranno paura quando ci sarò io con loro in pullman che li schiaffeggi. Saranno ancora più puntuali adesso. Signori, siete arrivati 30 minuti. No, però devo dare un sole piatti. Non sei il tipo, comunque. Bravo, grazie, Mino. Meno male che ci sei tu. Allora, travellini. Francesca, Mino, chi vuol dei due? Decidete voi. Mi leggete qualche commento su Facebook, per piacere. Grazie. Vai, Mino, vuoi fare andare tu? Sì. Allora, cominciamo da Giovanna Fasanella, che dice che a proposito di schiaffi a due mani, il sole piatti, come ha detto Leo, una volta provai a schiaffeggiare il mio compagno di classe e volarlo i suoi occhiali. Per fortuna nessun danno, solo tante risate. Antonella ci saluta perché è scesa dal pullman e in precedenza aveva detto Antonella Barese, come la focaccia barese. Quindi la differenza tra Antonella di Trieste e Antonella di Bari, che lei ha pomodori, insomma la differenza. Sì, piango per me stesso. Vabbè. Mino che scriveva a proposito di Rita Pavone, ha istinti violenti la ragazza, vuol spaccare la testa alle smorfiose, e poi in precedenza aveva scritto lo voglio dare in testa a chi non mi va. Chissà chi lo vuole dare in testa il martello, Mino. No, io. Va bene, va bene, travellini. Mancano 5 minuti alla fine della trasmissione. Fra pochissimo il nostro Mino, per tutti Giacomo Rizzello, al contrario, ci darà delle informazioni interessanti e importanti come sempre. Quindi a fra pochissimo, Mino, preparati che toccherà a te. Ciao belli! Una tazzuola e caffè! Avrete capito, immaginato che Mino ci parlerà di qualcosa in merito. Però prima, Mino, fammi salutare degli amici che ci hanno scritto su WhatsApp da un po'. Quindi, ancora Anna che scrive: buongiorno Francesca, ieri ci mancava la tua bella voce squillante. Ma
non lo so. Se... Immagino, Anna, buongiorno a voi. Sì. E poi, buongiorno dalle Viking, buon Green Pass Day a tutti, dice. Qua tocchiamo un tasto pericoloso. E poi, buongiorno anche da Annalisa che dice, che famiglia. Questo messaggio l'ha mandato prima mentre ci stavamo schiaffeggiando e martellando pure. E poi, buon dì a Massi da Udine, buon dì anche a Roberto. Quindi, doverosi questi saluti perché erano arrivati da qualche minuto. Buon weekend anche a Danilo che dice, per la precisione non sono a Brindisi ma da Foggia, se dobbiamo essere proprio precisi in questo momento, da Foggia, va bene, ma tu resti sempre il nostro Danilo da Brindisi. Saluto invece da Lusalento, un po' più giù di Brindisi, anche se Brindisi loro dicono siamo in Salento, Alto Salento, va bene, salutiamo due salentini doc, ovvero Mema e Carmelo, buona giornata anche a voi. Allora Mino, raccontaci, siamo curiosi. No, Leo, diciamo innanzitutto che mi hai preso in contropiede, nel senso che io avevo accantonato l'argomento per lunedì, comunque ne ho trovato un altro al volo. Allora Francesca, cioè, è testimone perché tutto rimane scritto, l'ha detto preparatelo comunque, vero Francesca? No, hai detto che ne ha accantonato per lunedì, va bene. Quanto è bravo a rovesciare le cose anche se sono scritte, Francesca, vedi te come la pazienza che bisogna, datemi un martello. Non posso parlare. Sì, ma deve essere inerente al caffè perché mi hai fatto mettere la canzone sul caffè. Mo non puoi cercare altro. Parlami di un caffè a piacere. No, sai, caffè. Ti dico perché pensare la popò porterebbe fortuna. Secondo me. Dimmi che c'entra, sto fatto con una tazzolella e caffè. Vabbè. Questo ho trovato. Le società contadine, gli escrementi degli animali rappresentavano, come anche oggi, una risorsa preziosa, non solo in quanto concime. Nell'antico Egitto, ad esempio, ai escrementi, fece, urina, sia umani che animali, venivano attribuite virtù terapeutiche. Fino al XVIII secolo, la medicina ufficiale inseriva gli escrementi nella farmacopea, significato, diciamo, che ambivalente. Ancora adesso, è il caso dell'India ad esempio, le feci essiccate vengono utilizzate oltre che come concime, anche come elemento di costruzione dei mattoni in uso tra comunità rurali o come combustibile. Diciamo che è una casa di M. Allo stesso tempo però sono sempre state considerate un elemento disgustoso di più del corpo. L'origine della credenza popolare, va dunque cercata in questa ambivalenza. Pestare la cacca di cane, perché nelle concentrazioni urbane è più facile trovarla, ma in altre situazioni la stessa cosa vale per quella di mucca o di cavallo, da una parte vuol dire sporcarsi e ricordarsi delle impurità presenti, dall'altra significa riconoscere questo elemento come positivo, dunque ben augurante. Bene, oh, interessante, peccato, avrei potuto mettere una canzone sulla cacca prima. Va bene, travellini e travellini, le 8:01, ringrazio la nostra Francesca Favia, guida ed accompagnatrice OK Travel. L'appuntamento è la prossima settimana con te, quando? Dici tu. Martedì. Ah, ok, sicuro ci martedì. Ci rivediamo martedì. Ok. Penso di sì, salvo imprevisti. Buon fine settimana a tutti e buon divertimento ai travellini che andranno a Maratea e Trekkina. Grazie. E ringrazio il nostro Giacomo Rizzano per tutti. Mino! Grazie a voi, Leo, a te, a Francesca, e grazie a tutti i travellini per la loro continua presenza. E davvero grazie a tutti per questi 30 minuti che ci fate passare in compagnia con i vostri messaggini eccetera. L'appuntamento è lunedì prossimo 7:30 con colazione con OK Travel. A tutti quindi un bel buon viaggio.